Fratelli e sorelle, questa lunga veglia di preghiera è molto suggestiva. I momenti sono diversi tra di loro, se li abbiamo vissuti o se cerchiamo di viverli tutti. Ma questo della preghiera sotto la croce lo è in un modo particolare. Mi faccio la domanda a me e invito ognuno di voi a farsela. E la domanda è questa: perché sono qui questa sera? Che cosa mi ha portato ad essere in questa piazza, sfidando anche il rigore del freddo e del vento? E la risposta che vorrei darmi e che invito ognuno di voi a darsi è questa: perché sento di identificarmi con la persona di Padre Pio e desidero partecipare, nonostante i miei limiti, alla sua missione. E che cosa significa identificarsi con la persona di Padre Pio? Credo che significhi essenzialmente questo: diventare come lui, anche se non con la sua intensità ed evidenza, diventare come lui cirenei dell'umanità, accettare di accogliere su di me il peso del dolore, della sofferenza, della fragilità, della creaturalità, sentirlo nella mia carne configurato alla carne di Cristo, sentire, come ci ha detto San Paolo nella lettera ai Galati, che è lettera in qualche modo autobiografica, sentire che partecipiamo, che partecipo alla sofferenza redentrice del Signore Gesù crocifisso. Identificarci con Padre Pio e in qualche modo avere la certezza che ogni stigmata, che ogni dolore, che ogni caduta non è senza significato, ma trova il suo significato nel dolore, nella sofferenza, nelle cadute di nostro Signore Gesù Cristo. Partecipa a queste e in qualche modo le porta a compimento. Questa sera portiamo e ci identifichiamo con Padre Pio, portando le nostre e le altrui sofferenze, le nostre e le altrui contraddizioni, le nostre e le altrui cadute. Ma oltre all'identificazione, ed è molto, credo che si possa aggiungere anche il desiderio, perlomeno, di fare nostra e partecipare alla sua missione. Come Padre Pio si identifica in Cristo cireneo e crocifisso che porta la croce, si identifica anche, credo, nel Cristo samaritano, nel Cristo che si abbassa verso l'umanità, che si china su ogni sofferente, su ogni maltrattato, su ogni scartato, su ogni situazione
di depressione, di dolore e di morte che affligge l'umanità. E chinandosi versa l'olio e il vino che cura, nutre e risolleva. Abbraccia e carica sulle sue spalle e porta alla locanda che ridà sicurezza e vita. Sotto la croce, questa sera, in questo piazzale, di fronte alla chiesa di San Pio, vogliamo rinnovare questo doppio desiderio di identificarci quindi con lui, Cireneo, e di partecipare alla sua missione di Samaritano. E in questo modo scopriremo di essere anche noi, ecco, identificati in qualche modo con il Signore Gesù. Scopriremo che è vero quanto abbiamo ascoltato nella lettera che ha introdotto questo momento di ascolto di Padre Pio, nella lettera indirizzata alla prima sua figlia spirituale diventata beata, che è Maria Gargani, una lettera dei primi anni della missione di Padre Pio e del 1916. E qual è l'invito che Padre Pio fece a questa sua figlia spirituale, ora con lui in cielo e riconosciuta dalla Chiesa per la sua santità? È quello di aver la certezza che il prototipo e il modello della nostra vita è Cristo Gesù, e che l'unico strumento per poter rendere questa identificazione reale e viva è quella di innalzare continuamente lo sguardo e innalzarlo verso di Lui, crocifisso. Guardare la croce diventa il vessillo che dà vita, che solleva, che ci identifica al nostro Salvatore. Che questo momento di preghiera di fronte al crocifisso ci renda quindi partecipi dell'identità e della missione del nostro caro e amato Padre Pio, e con lui lasciamoci prendere per mano per un cammino di santità che è un cammino sicuro. Lo è stato per tanti e tante sue figlie e figli spirituali negli anni scorsi, nei decenni della sua vita, e lo può essere e lo è anche per noi oggi, in questo inizio di terzo millennio, segnato da tante preoccupazioni e difficoltà. Identifichiamoci, accogliamo questa missione e parteciperemo veramente a salvare questo mondo e questa Chiesa di cui siamo parte e figli. Amen.